Ci sono cose che mi vengono chieste tutti i giorni qui sul canale, tipo cambia la visuale, il video sulla Serie A2, il video sulla Serie B, il video sull'Eurolega, cambia la visuale, un video nerd statistico e cambia la visuale. Cambia la visuale, l'ho detto? Oggi finalmente accontenteremo una di queste richieste. Piano piano le faremo tutte, ve lo prometto, tutte tranne cambia la visuale. La visuale non la cambia. Faremo un partito politico. Cambieremo l'Italia, ma non la visuale. Ci abbiamo anche già lo slogan, eh? Comunque, a parte gli scherzi, oggi parliamo di statistiche e vorrei premettere che è un gioco. Non veniamo fuori con la storia che le statistiche non dicono niente del basket giocato. È vero, ne abbiamo parlato tante volte. Se scorrete sul canale c'è anche un video dedicato. Però oggi proviamo a fare un po' un viaggio all'interno dei numeri per provare a dare una chiave di lettura diversa di quello che può essere il rendimento dei nostri italiani all'interno del campionato. In realtà non è vero niente. Mi mancava la nazionale e volevo parlare un po' di azzurri. E allora nulla, ho aperto tutti i libri mastri, contabili, gli archivi statistici dei database, dei record, della storia del basket italiano e ho tirato fuori delle top 5, i migliori 5 per diverse categorie statistiche per quel che riguarda i giocatori italiani, anche di nazionalità sportiva italiana, nel nostro massimo campionato di Serie A. E uno dice, ma perché proprio oggi? Perché è finita la settima giornata. Il campionato di quest'anno ha 34 giornate, anche se ciascuna squadra gioca solo 32 partite, vero Lega Basket, questa storia del campionato dispari. Io credo che lo leverete anche soltanto per tutte le volte che ve lo fo pesare io durante la stagione, anche solo per questo. Quindi 34 diviso 2 fa 17, diviso 2 fa 8,5, siamo alla settima già conclusa, praticamente siamo a un quarto di stagione regolare. Se vi piace come rubrica, se è una roba che vi può anche solo un attimo incuriosire, la possiamo anche replicare a metà, tre quarti e alla fine della stagione regolare, per avere un po' un quadro della situazione anche in itinere. Detto questo, prima di cominciare, qui sotto in descrizione ci trovate tutti i link rapidi alle diverse categorie statistiche che stiamo andando ad analizzare. Quindi, se ci avete furia, date lì, pigiate, tac, vi si apre e bello è fatto. Basta, andiamo. Allora, eccoci qua. Questa è la prima graduatoria, la più banale di tutti. Media punti semplice a partita. Al primo posto Alessandro Gentile. La cosa non mi stupisce, tra l'altro Gentile ha saltato anche le prime due partite di stagione perché è arrivato dopo a Trento, quindi è chiaro che la media un pochino ne risente in positivo in questo caso. Aradori, Abas, Vitali e Mussini. Forse Mussini non mi aspettavo, però bisogna anche considerare che nelle prime giornate di campionato Vasa Pusic era fuori per infortunio, quindi Mussini è stato titolare a Pesaro. Poi, tra l'altro, se non mi sbaglio, c'aveva anche una partita da 27-28 punti contro Sassari, quindi su 7 gare ovviamente influisce abbastanza. Questi invece sono i migliori 5 per rimbalzi. È chiaro che in questo caso io direi i primi due possono essere considerati dei veri rimbalzisti. Gli altri entrano in classifica in quanto italiani, però 4 rimbalzi a partita non è tanta roba. Ali Begovic al primo posto, Brooks, Abbas, Tessitori e Gentile. Ancora, forse Gentile non mi sarei aspettato in questa classifica, però è anche vero che ne ha presi 10 doppia doppia contro Treviso e quindi avendo anche due partite in meno nella media fa la differenza. Sono particolarmente contento di Tessitori, però, perché non era così scontato trovarlo in top 5 dopo 7 giornate e per la nostra nazionale è tutto di guadagnato. Invece negli assist siamo ai primissimi posti assoluti della graduatoria, perché Luca Vitali è primo tra gli italiani, ma è anche secondo in classifica generale dietro soltanto a Stefan Marković. Poi De Nicolao, Travis Diner, per il quale io continuo a incrociare tutte le dita che posso trovare, si dovrebbe sapere qualcosa in serata, massimo nella giornata di domani, forse già quando questo video sarà online sapremo qualche cosa. Juan Manuel Fernandez, che sta sfruttando in positivo le difficoltà di ambientamento di John Elmore nel campionato italiano, e Marcos Pissu, che per chi avesse seguito la partita di ieri sera della Dinamo, diciamo che sta rinvenendo abbastanza forte in corsia di sorpasso.
Recuperi, ancora una volta media partita, in questo caso la classifica mi ha un po' sorpreso tutta in generale per quel che riguarda i primi 5 italiani, però è anche vero che dopo 7 giornate si gioca proprio sul decimale, per cui siamo a differenze veramente minime. Jeff Brooks, Figlioi, Baldasso, Michele Vitali e Andrea Picchia. Ah, non l'ho specificato, ma siamo ben lontani in questo caso dalle vette assolute della classifica. La comanda Aaron Kraft con quasi 3 recuperi di media partita, siamo a più del doppio del nostro primo tra gli italiani. Stoppate, anche qui diverse sorprese. Mi aspettavo Paul Biliga, nonostante il minutaggio insomma abbastanza limitato che ha a disposizione a Milano. Forse non mi aspettavo Gentile e Fontecchio, però ragazzi siamo a 0,6 di media. Su 7 giornate in pratica se fai una stoppata o due nell'arco di una partita già sali di 15-20 posizioni. È un po' poco indicativa come graduatoria. E veniamo alla valutazione. Io lo do sempre per scontato, però poi in tanti me lo chiedono. La valutazione, ragazzi, come si calcola? Semplicissimo, si sommano tutte le cose positive: punti, rimbalzi, assist, stoppate, recuperi, tiri segnati, falli subiti, e gli si toglie tutte le cose negative: tiri sbagliati, palle perse, falli commessi e tutta sta roba qua. Insomma, è un risultato che dovrebbe, all'intento, diciamo, quantomeno, di classificare un po' il rendimento generale del giocatore nella la partita. Poi, siamo sempre a parlare di numeri, lasciano un po' sempre il tempo che trovano. Comunque, Alessandro Gentile al primo posto, 13-6, Michele Vitali, Pietro Aradori, Spissu e Alibegovic. Ovvio che la grande sorpresa all'interno di questi 5 è Amaro Alibegovic, ma è una sorpresa rispetto all'inizio del campionato, quando nessuno si sarebbe aspettato la sua esplosione. Visto però come sta giocando, io mi aspetto anzi che magari in un prossimo aggiornamento possa addirittura salire di qualche posizione. Oh, qui invece cambiamo un attimo genere di statistica, sono i punti parametrati su 40 minuti, quindi si prendono i punti, si dividono per i minuti giocati e si moltiplica il tutto per 40. Quanti punti farebbe Alessandro Gentile se giocasse 40 minuti di media partita? 27. Tommaso La Quintana 25,3. Chiaramente La Quintana è uno di quelli che guadagna perché ha un ottimo rendimento su basso minutaggio, quindi sale parecchio in questa graduatoria. Aradori, Tonut e Abbas. Me li aspettavo? Probabilmente mi aspettavo un po' più basso Gentile, perché sta giocando diversi minuti e quindi poteva pagare forse un po' di più l'efficienza al minuto. Invece, così non è. Rimbalzi sui 40 minuti, solito discorso però sui rimbalzi. Christian Bars, Alibegovic, Gazzotti, Gandini e Jeff Brooks. La cosa curiosa, tra le altre, è che Christian Bars è primo non soltanto tra gli italiani, con 15 rimbalzi sui 40 minuti, ma in generale, in tutta la classifica, cioè per minuto giocato è il miglior rimbalzista del campionato. Però lo sapevamo, insomma, prima di andare a Milano, a Cantù, viaggiava al primo, secondo, terzo posto massimo in stagione da ormai diversi anni. Nota a margine per Gazzotti e Gandini, due che tutto sommato hanno pochi minuti a Cremona e Varese, che però effettivamente si dimostrano abbastanza efficaci, soprattutto sotto canestro. Assist, sempre sui 40 minuti, Luca Vitali, primo assoluto, quasi 10 parametrati sui 40, Poeta, De Nicolao, Zanelli, neolaureato tra le altre cose, quindi gli auguri di tutto il canale, e Juan Manuel Fernandez. Più o meno in questa graduatoria mi ci rivedo abbastanza, me la sarei aspettata quasi così, diciamo all'80%, forse Travis Diner mi aspettavo, però è mancato Ruzier, ha giocato un paio di partite a minutaggio elevato, per cui ci sta che di efficacia sia un attimo sceso. Palloni recuperati parametrati sui 40 minuti, e qui ci abbiamo l'outsider Lorenzo Bucarelli, però devo dire che su questa cifra rientra pesantemente anche l'ultima partita contro Roma, la cavalcata della Dinamo contro Roma, e a partita abbondantemente segnata Bucarelli comunque ha fatto registrare 4 recuperi. In ogni caso è al primo posto Figlioi, Candi, La Quintana e Jeff Brooks. Stoppate sui 40 minuti, Biliga, leader incontrastato ma tipo col secondo che arriva terzo, Gentile, Pini, Fontecchio e Desbois. Pini e Desbois alla primissima nomination statistica in queste top 5 fino a questo momento. E poi, ultima statistica parametrata sui 40 minuti, la valutazione. E qui viene fuori quello che dicevamo all'inizio. Tommaso La Quintana è uno dei giocatori per il momento più efficaci in generale, in assoluto, per minuto giocato. Infatti, sui 40 minuti c'ha 28,1 di valutazione. Poi Alessandro Gentile, Michele Vitali, Poeta e Avoudou Abbas.
E qui invece entriamo nell'ultima sezione, nell'ultima categoria di statistiche che andiamo ad analizzare, le percentuali. In questo caso percentuale da due punti, quindi all'interno dell'area. Nel basket che vorrei, qui ci sarebbero soprattutto lunghi, però è anche vero, lo sappiamo, che purtroppo di lunghi italiani buoni o che comunque hanno una situazione in cui si possono esprimere ad alti livelli, non ce ne sono tantissimi. Quindi la graduatoria la comanda Stefano Tonut, che è un esterno più esterno che non si può. Poi Ali Begovic, Pietro Arradori, Alessandro Gentile e Amedeo Tessitori. Tutti comunque sopra il 50% di realizzazione. Percentuali da tre punti, stesso discorso, io mi aspetterei un esterno e infatti c'è Pippo Ricci che è un lungo, una alla grande di fatto. Avudu Abbas, Spissu, De Nicolao e Michele Vitali. Importanti soprattutto questi primi tre dati perché tiratori dall'arco da più del 50% su un buon numero di tentativi non sono così facili da trovare in generale, soprattutto in un campionato di buon livello come il nostro. E poi l'ultimissima categoria statistica che prendiamo in considerazione, tiri liberi. Fontecchio, Aradori, Abbas, La Quintana e Gentile. Normalmente come azzurri noi siamo sempre stati abbastanza bravi dalla lunetta. In realtà in questo campionato entra in top 5 anche Gentile con un abbastanza misero 54,2%. Però siamo a inizio di stagione, io credo che queste posizioni verranno ben presto rimpiazzate. E questo è quanto, queste sono tutte le categorie statistiche che abbiamo preso in considerazione. Però poteva finire qua? Assolutamente no, altrimenti che video nerd statistico sarebbe mai stato. Io ho preso tutti i giocatori che appaiono all'interno di queste top 5 e ho dato loro un punteggio per ogni categoria statistica in base alla posizione che assumono nella top 5. Spiego meglio. Alessandro Gentile, che è primo nei punti, in quanto primo si prende 5 punti. Pietro Aradori è secondo, ne prende 4. Abbas è terzo, ne prende 3. Vitali è quarto, ne prende 2. Mussini è quinto, ne prende 1. A questi punti vanno sommati tutti gli altri punti che vengono presi nelle altre categorie statistiche. Quindi lo stesso Gentile qui ne prende 5, qui è quinto, ne prende 1, va a 6 e così via per tutti gli altri. Il risultato finale è questo, che ora andiamo a commentare nel dettaglio. Come vedete abbiamo 3 giocatori su tutti. Medaglia di bronzo Amar Ali Begovic con 18 punti, Avudu Abbas argento secondo posto 22 punti e Alessandro Gentile primo incontrastato 41 punti. È chiaro che su Gentile pesano tanto le prime posizioni nella media punti, nella media di valutazione e nei punti su 40 minuti. Però c'è anche il fatto che è presente in top 5 per 9 delle categorie statistiche che abbiamo analizzato su 15. Mentre Avudu Abbas, per esempio, è presente in 7 categorie analizzate, sempre su 15, non c'ha mai un primo posto da nessuna parte, però comunque riesce a prendersi la medaglia d'argento. Per Ali Begovic conta tanto il primo posto nei rimbalzi e fondamentalmente è grazie a quello che riesce a staccare di un punto Pietro Aradori e a finire sul podio. Tutti gli altri poi li leggete da soli, Aradori, Brooks, La Quintana, Michele Vitali, Tessitori, eccetera, eccetera. Ma quindi Edo Gentile è il miglior italiano del campionato fino a questo momento? No, o meglio, potrebbe anche esserlo, ma non necessariamente in seguito a questo studio statistico. La candidatura di Gentile a miglior italiano del campionato potrebbe essere anche argomentata in vario modo, ma questo è soltanto un gioco, una curiosità statistica che abbiamo tirato fuori e che spero, quantomeno, che vi possa avere incuriosito anche soltanto un decimo di tutto il tempo che mi ha richiesto a me per preparare tutte le tabelle.